e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenasco, sempre affiancato dal carissimo Karen, direttamente dalla KitKat Break Room. Siamo già al Game 2. Beh, forse già è la parola sbagliata, perché dopo 40 minuti di game, Mad Lions trova una vittoria molto convincente da Neji 2. Ieri, e ora sono dolori. Ieri, quando era passato questo periodo di On Air, eravamo già al match point di una delle squadre. Oggi siamo qui a commentare come potrebbe andare questa seconda partita, perché i Mad Lions hanno messo in campo una dichiarazione di forza estrema. E parlando di dichiarazioni di forza estreme, andiamo a vedere anche chi sono stati i principali piloti con la nostra rubrica dei sì e dei no. Il primo sì, grande come una casa, è Eli Hoya, perché ancora una volta Eli Hoya va a sacrificare totalmente l'early game. Sembrava surclassato in ogni sua forma da Udyr e poi invece riesce a trovare più pressione sugli obiettivi, riesce ad ingaggiare meglio di Udyr con un Olaf, riesce ad essere anche una frontline migliore di Udyr con un Olaf. Davvero una gestione del campione eccellente da parte sua. Mi è piaciuto perché sapeva quando doveva ingaggiare effettivamente andando sulla backline e quando invece doveva aspettare e proteggere semplicemente i propri carry. Esatto. Infatti, esatto, quando hai finito frontline ero tipo sì frontline ma è anche midlane fighter, esatto, e quindi aveva questa identità ibrida in cui continuava un po' a palleggiarsi la situazione e diceva ok, cosa devo fare adesso, continuava a richiederselo e ogni volta faceva la scelta giusta, ed è questo che trovo ammirevole. E il secondo sì invece arriva ovviamente dalla corsia inferiore, Karsi, matto, pazzo assoluto, maleducatissimo, sgravato, pazzesco, allucinante. E questa è l'analisi tecnica, non le considerazioni personali, perché quella Jinx è qualcosa che difficilmente, se i G2 vogliono riprovare la stessa strategia, vedrà la luce del sole. 13-2-5, 1021 Gigante. Danni al minuto, e se consideri che comunque era il secondo in danni all'interno di questa partita, questa partita ha veramente farmato stat per tanti giocatori. Assolutamente. Quella corsia inferiore non puoi lasciare spazio a una Jinx. O la vai a mannare oppure la vai a tenere sotto controllo in qualche modo, divandola, negandogli risorse. Il problema più grosso per G2 è stato il fatto che hai dovuto gestire top lane. E il problema più grosso dopo la top lane è stato anche il cercare di ingaggiare su Karsi, perché Kaiser ogni volta era lì a dire no. Una kill participation elevatissima, una fase di corsia che lo vede comunque in vantaggio rispetto alla dual lane avversaria, un livello di ward piazzate per minuto surreale. Ragazzi, in prospettiva, due ward piazzate al minuto è un valore alto, è un valore molto, molto, molto alto. I migliori valori solitamente in stagione regolare per jungler e supporti, i ruoli che vanno a wardare di più, è di 1,6, 1,7, 1,99 è un valore un po' surreale se consideriamo che non ha giocato neanche tanta pressione di corsia. Già, per un supporto di solito è già alto, come hai sottolineato tu, 1.6, 1.7. Per fare una proporzione con il resto dei laner si va anche sull'1.0, 1.1 e quello è alto! Sì, spesso i solo laner si mantengono tra lo 0,8 e l'1.1. Ma detto questo, arriviamo sempre sulla corsia inferiore a quello che invece è il nostro grande, grande no di questa partita, che è Mikix. La sua Leona è stata giocata in maniera piuttosto discutibile, dico discutibile per non dire raccapricciante, ma tanto ho detto raccapricciante, quindi posso dire raccapricciante. Una Leona che, ahimè, non ha trovato gli ingaggi giusti nei momenti giusti. Stava giocando come se il team fosse sempre tutto a sua disposizione. Cercava l'ingaggio e quando Leona ingaggiava, vedevamo Sylas a funghi, vedevamo Caps che purtroppo doveva posizionarsi attraverso la frontline nemica e non trovava modo di far danno. Non è stato tanto Miki in quanto tale il punto negativo, ma prendiamo Miki come esempio per dire che su di lui abbiamo visto gli effetti principali di una cattiva comunicazione da parte dei G2 riguardo le intenzioni di ingaggio e le intenzioni di gestione della frontline e della backline nemica. Sono assolutamente d'accordo e voglio sottolineare una cosa. Il pick di Leona su quel B5 purtroppo, allora, non era un bruttissimo pick, per quanto fosse difficile la situazione da gestire dall'altro lato, il punto è che era facile da isolare. Quelle morti isolate che venivano sottolineate nel grafico è perché Leona è un ceppo di legno immobile che può solo correre in avanti. Già. Può ingaggiare, ma non può disingaggiare. Non è un Braum che può saltare indietro su un alleato. Non è una Rell che può utilizzare il suo scatto, la ferromanzia attraverso un muro esatto, per saltare via. Leona ha soltanto uno scopo e purtroppo in questo scopo ha una grossa debolezza. Se subisce un hard engage, non ha via di scampo. Deve ingaggiare a sua volta e a quel punto la possibilità è una. O il team che vede Leona al suo interno controingaggia e uccidono gli avversari, o Leona è morta. Parlando di Leona, non penso la rivedremo, quantomeno no, non in una composizione del genere, perché i G2 hanno provato a proporre qualcosa che avevamo già visto, il tiratore in corsia centrale con la presenza di un Enchanter in corsia inferiore.
Stavolta l'Enchanter era molto più debole. Hai Karma, non hai Seraphine, non hai quel campione in grado di continuare permanentemente a curare tutto il tuo team. E quindi, e tra l'altro in quella partita avevi Sion top, non avevi neanche un'altra frontline. Esatto, non avevi un Wunder con un Sylas che voleva continuare ad ingaggiare e morire nella backline, perché poi era quello che andava a succedere. In generale gli elementi dei G2 si sono un pochettino sfaldati lungo la partita. Vedremo se questa prossima draft ci darà informazioni. I G2 dovrebbero ancora essere blue side, adesso chiederemo conferma alla regia, che ce lo conferma in estemporanea. Regia di Ninja, non lo sapete, ma in PG Esports la regia è all'interno di questa scena, solo che non li vedete. Ma sono bravissimi. Cosa ti aspetti da sta partita? Sincero, dopo il primo game dei Mad Lions, che ero un po' in dubbio, ero un po' incerto sulla situazione, dico, questi Mad Lions, ok, hanno performato bene contro i Rogue. Erano i Rogue che li hanno presi sotto gamba o sono i Mad Lions che sono effettivamente così overperformanti? Bene, dopo questo game mi viene a dire sì, sono assolutamente i Mad Lions in overperformance, nel senso che stanno giocando molto meglio delle aspettative, non che stanno andando oltre e esagerano e è soltanto un caso. Esatto. No, questo è semplicemente andare oltre le aspettative e questo è il loro livello di gioco. Quando ti trovi contro il team che è sempre stato sulla vetta, sei un po' più carico, sei un po' più infervorato perché vuoi far vedere hey, adesso è il mio momento, adesso voglio prendermi un po' di spazio io. Una delle frasi che ho amato nell'intervista prima di iniziare la giornata di oggi dei Mad Lions è stata: lo scorso anno abbiamo vinto contro i G2 perché ci hanno sottovalutato. Quest'anno possiamo vincere anche se non ci sottovalutano. Si rendono conto che il loro livello è migliorato tanto rispetto all'anno precedente e che la nuova formazione sta sinergizzando molto meglio della precedente. Aggiungo, a livello di paragoni, la cosa paradossale è che i Mad Lions stanno giocando meglio della seconda metà della stagione regolare, pur avendo delle statistiche peggiori. Fanno meno in early game, ma rendono di più nelle fasi successive. Hanno la fase esplosiva, in pratica sì. Sacrificano un po' l'early game per poi avere quel grosso spike nel mid game e scassare esatto. Bene in late. È una cosa bellissima i Mad Lions, perché uno guarda e dice, stanno perdendo, che sta succedendo in questo early game? Perché non sta andando bene? E poi c'è quel momento per i Mad Lions in cui c'è lo schiocco di dita e subito tutte le risorse arrivano sulle persone giuste e di conseguenza riescono a prendere vantaggio e dominare il game a tutto tondo. Ma sai cosa ti dico? È il momento di Fonsi Prediction, andiamo a vedere secondo noi chi si porterà a casa questa seconda partita della serie e lanciamoci poi nella draft perché i giocatori sono tutti pronti. Signore e signori, ci siamo! Ancora una volta andremo a vedere la draft tra G2 e Mad Lions. G2 decide di riproporre dal blue side, Mad Lions ancora una volta red side, ma non sembra essere poi così punitiva la situazione dal red side. No, infatti, anzi, forse è stata anche la conformazione del lato rosso a permettergli di giocare così bene in rimonta, più che cercare uno snowball incessante. Vediamo un pochettino adesso come andrà la draft. Da parte dei G2 mi aspetto qualcosa di tanto diverso. Tristana, ribadisco, non ha vinto, ma comunque l'andrei a bannare. Abbiamo visto Tristana mettere giù praticamente 1600 danni al minuto, una cosa surreale all'interno della partita. A dir poco. Ah, Jinx, primo ban senza neanche pensarci. Non mi possono vedere da casa, ma non ho una faccia sorpresa. Spoiler. Seraphine rimossa. Anche qua scioccante vederla bannata. Ovviamente i G2 sono ancora abbastanza tranquilli. Il primo game è il primo game. È la mancia, il primo game sì. È la mancia, va giù. No, in realtà, sarò sincero, per i G2 aver perso il primo game in una serie contro questi Mad Lions può essere pesante. Questo come sì. Ti dicevo, viene rimossa alla fine Tristana. E mi aspetto il ban di Senna a questo punto. Perché contro i G2 tu puoi lasciare Lucian mid. Hai appena lasciato Tristana mid e ci hai vinto contro. Lucian mid è una versione peggiore di Tristana mid. E se non hai Seraphine a catalizzare Lucian mid, allora non outscalerà il hyper carry di turno. Non outscalerà la Zir di turno, il mid laner da scaling, che sia Zir che sia anche Orianna come abbiamo visto. Penso non lo giocheranno però i G2, penso che andranno a proporre su qualcosa di diverso, però se cosa? Allora, il problema è che c'è Thresh Open e quindi molto dipende da se i G2 vogliono giocarlo o meno, ma alla fine tornano su Lucian mid perché è rimasto disponibile e non vogliono farselo portare via. Ora i Mad Lions hanno Thresh a loro disposizione. Thresh Aphelios, Thresh Xayah, cosa vuoi giocare? Appunto, non è detto che lo vogliano mettere subito in rotazione, perché molto dipende dalla corsia inferiore avversaria. Ok... giustamente è disponibile anche Kai'Sai. Sappiamo come Kai'Sai è un po' ritornata in meta e comincia un po' a piacermi Kai'Sai blind pick, perché vedendo Xayah sempre in risposta i team si sono resi conto Twisted Fate non Ari direi anche no. Perché per fortuna abbiamo già il mid laner, quindi per fortuna verità, non sarà Ari. E in verità quello è Twisted Fate jungle, i bei vecchi tempi di Kikis.
che direttamente dagli Unicorns of Love affondò la corazzata dei TSM. TSM! Che più che corazzata è sempre stato un groviera competitivo, ma quella è un'altra questione! Non sarà Twisted Fate in giungla, abbiamo infatti Udyr in giungla per Eliyahu, si torna a correre, e con Volibear e Dekarim rimossi, Udyr lì presente? Spero che questo non significhi Lillia per Jankos. È una possibilità, dobbiamo considerarla. Arriva ancora una volta Karma. Stavolta la possono flexare top. Okay. Penso che i G2 stiano facendo il classico trucco alla G2, di giocare la stessa comp di prima, ma con i campioni in posizioni diverse. Okay, lo fanno quindi molto spesso. Vero, assolutamente, soprattutto sui primi tre pick, blue side, poi andare a rimescolare le carte con gli ultimi due. E quindi l'idea ci sta. Blue side, questa proposta di draft non è così incredibile. Stanno ascoltando tutti i caps e quindi mi immagino un discorso alla "secondo me dovremmo piccare Vayne, fidatevi di me". E in questo caso il pick è Gragas. Va bene. Va bene con Gragas che è un flex bot to top. Potrebbe rappresentare di nuovo la corsia tank più enchanter per Reckless e Mickey. Potrebbe essere Gragas giungla, per quanto ne sappiamo. Potrebbe essere di tutto al momento. Non ci dice molto. E infatti i Mad Lions pazientano un attimo, ragionano bene. Ok, abbiamo Twisted Fate, abbiamo Udyr. Selezioniamo Kai'Sa per ora. Un okay, buon safe pick neutro che, ripeto, fa ancora strano anche a me dire Kai'Sa ormai sta tornando a essere un pick safe. Ma tutti si sono resi conto, se la risposta è Xayah, bene, Xayah è a mezz'aria ed è da sola poi, abbandonata a se stessa, perché tutti vogliono ingaggiare, tutti vogliono correre in faccia alla gente. Secondo me invece ormai il tuo è, ti sei così tanto rassegnato che lo accetti, ormai hai accettato quella Kai'Sa blind pick. Detto questo però, Kai'Sa vorrebbe al suo fianco Rell. Vero. Se i G2 lasciano disponibile Rell, vuol dire che Gragas vuole andare bot, perché Gragas gestisce perfettamente Rell in corsia inferiore, e per quanto Rell garantisca comunque a Kai'Sa la capacità di ingaggio sulla backline, non è detto che poi riesca ad esserci follow up. Quindi viene rimosso Urgot per la corsia superiore. D'altronde Armut è abbastanza largo di per sé. Sappiamo benissimo che la spalla destra sia in provincia di quella sinistra per il top laner dei Mad Lions, quindi è necessario tenerlo a bada a livello di draft. Secondo ban da parte dei Mad Lions dopo Lillia, mi sa che è un altro jungler, e vai a bannare Olaf addirittura. Anche perché, adesso che vedi G2 draftare quei tre pick, sai che giocheranno con low range carry e budget tank dalla loro, e che quindi Urgot si sarebbe trovato nel paradiso della brugola da affrontare, e non vuoi dare a Urgot la composizione giusta da affrontare in competitivo. Lo stesso discorso si applica anche a Aatrox, che sfrutterebbe molto bene questo inserimento, e quindi cosa fai? Banni anche lui. Troppo facile combattere contro campioni a bassa gittata, perché lo sweet spot della Q della Lama del Darkin sarebbe facile da applicare. Sì. Torna Gnar su quel la top lane. Benissimo così. Per ora un bel engage, una bella capacità di fight e kite back da parte dei Mad Lions. E mi piace tenere l'R5 per il supporto, proprio perché i G2 devono rompere il flex di Gragas, e quindi comunque vai a mettere qualcuno dalla tua che non abbia bisogno di dover gestire la composizione nemica, qualcuno che renda Kaiser indipendente, valido in tutte le sue sfumature lungo la partita. Un Alistar, per dirne una. Tra l'altro, c'è il Trundle. Ok, il re dei troll torna sulla landa e non è Fieric? Ok, quello è Trundle, signori. È stato buffato diverse volte, per carità. Uno dei pochi campioni con una spell cam 0.5 secondi. Mi fa sempre sorridere. Aspetta, quindi è Karma, Alistar, bot, Gragas in giungla e Trundle top. E Lucian mid lane. Wow, ok. Adesso arriva Trundle... No, non riesco a pensare a un'alternativa. È così difficile. Allora, sarebbe tipo Alistar, Lucian bot lane, Trundle top, Gragas in giungla e Karma mid. No, no, in non effetti, ce la vedo. Beh, può essere. Gragas top contro Gnar può funzionare, Trundle giungla può funzionare contro Udyr, Lucian lo mette in corsia inferiore e no, alla fine non avevamo azzeccato semplicemente top e giungla, sembrerebbe. Ok. Rakan contro Alistar. Cedi la priorità in fase di corsia, ma d'altronde sei contro Karma. L'hai fatto anche prima e hai vinto molto agilmente contro quel campione. E mid lane non hai Tristana, hai Lucian, quindi un campione che scala comunque peggio. Io sono stato preso nei G2, non gioco AD carry, gioco supporto. Prossima partita Garen e Yumi. A questo punto. A sto punto sì, e Reckless gioca Yumi, non gioca Garen. No, 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 no. Giusto per farlo soffrire ancora di più. Sai che Yumi sta effettivamente lentamente tornando in meta? Ogni dirlo, tanto la dirlo. Si vede. No, non dirlo neanche per ogni scherzo. Tanto la no, si vede. No, non è vero, non è vero. Ragazzi, non ascoltate quest'uomo barbuto. Gragas, ce lo aspettiamo tank, ce lo aspettiamo AP, come ce lo aspettiamo? Perché i G2 hanno bannato Urgot, quindi vuol dire che vogliono che i loro tank siano jungler e supporto.
Capisco l'idea, Gragas AP contro Gnar è molto buono perché può trovare un facile ingaggio, può trovare tanto danno in entrata molto velocemente con lo scatto fasico, poi disingaggiare e non subire rallentamenti di spezzapassi oppure del boomerang. Allo stesso tempo abbiamo visto prima come sanno giocare così dannatamente bene i Mad Lions attorno al kiteback, al prendere tempo, a continuare a costringere gli avversari a fare scelte difficili. Vedremo, vedremo, perché questa è una serie che è iniziata col botto, è una serie che è iniziata con forti emozioni e ne voglio altrettante da questo Game 2. Signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori. Secondo game di questa Best of 5, G2 Esports Blue Side, Mad Lions Red Side, contrando in giungla, vediamo se il re dei troll sarà reso felice. Ladies and gentlemen, siamo di nuovo sulla landa degli evocatori per la seconda partita di questa serie. I G2 all'inseguimento dei Mad Lions dopo 40 minuti di game 1, mano agli hashtag per la seconda partita. Riusciranno i G2 a portare la palla al centro sull'1-1? Hashtag G2 win. Riusciranno i furenti leoni di Madrid a portarsi verso il match point? Allora hashtag Mad win. E il tuo hashtag a chi va? Mad Lions. Ancora una volta? Sì. Sono molto fiducioso nella loro draft, è molto bella, è molto completa. Devono... Oddio, stavo per dire devono sopravvivere alla fase di corsia, ma in realtà i Mad Lions ci hanno già dimostrato di poter vincere indipendentemente dalla sopravvivenza in fase di corsia e questa è una loro peculiarità. È una cosa che di solito dicevamo ai G2, i loro early game orribili e poi c'era quel momento in cui recuperavano tutto. Beh, i Mad Lions hanno imparato, hanno gestito bene quella che è la pressione evolutiva da tutto quello che girava attorno a loro. Sì. E se ci riescono contro i G2, che sono i maestri di questo stile di gioco, beh, voglio vedere poi come i G2 si evolveranno nel tempo. Armut, visione profonda e abbiamo una visione sul fiume difensiva da parte dei G2 che comunque viene corrisposta da visione dei Mad Lions anche sul quadrante inferiore. Quindi al momento sappiamo che i Mad Lions iniziano con più informazioni dei loro avversari. Sanno che Jankos sta andando top to bot e quindi sanno come adattarsi con la priorità delle corsie. Humanoid in questa rotazione non è triste di andare a perdere la priorità sui primi minion, anche perché stai giocando contro Lucian mid e tendenzialmente la vita contro Lucian mid è questa. Semplicemente accetti il sacrificio e dici ok, per ora non posso fare nulla, ci vediamo poi dopo. La vita di Trundle è abbastanza orribile in giungla, infatti fa così strano vederlo perché non è uno dei clearer più veloci, non solo, è anche un campione che sta tanto a bassa salute durante il primo clear perché soffre tantissimo i danni che subisce dai campi multipli. Sì. Non ha un clear ad area, non ha un danno ad area. Fino alla Tiamat eventuale, ma comunque non stiamo parlando di qualcosa di paragonabile con Udyr. E sottolineavi come questa fosse una vita tremenda per lui. Figurati per il suo team, che quindi si troverà a giocare priorità in funzione di lasciar libera la giungla e non viceversa. Jankos qua è anche sotto visione, dal lume piazzato precedentemente da parte di Armut. Di conseguenza, purtroppo rimarrà sotto informazione, sapranno perfettamente come gestirle i Mad Lions. E Lioia è già a 17 minion. Ha pulito un lume probabilmente, sì. Ma devo ammettere che la velocità da parte di Jankos... Allora sì, noi vediamo che tra virgolette alla pari, il punto è che non ha preso un campo. Questa è la velocità di Trundle senza i Krug, che equipara la velocità di Lioia sui Krug. Jankos almeno si porta verso la mid lane? Sembrerebbe di sì, perché manca Rakan e quindi il dubbio ti viene che possa esserci qualcuno. Eccola, infatti Rakan è lì. Viene spottato, potrebbero chiuderlo. Non penso. Guarda Alistar. Alistar potrebbe andare a riposizionarsi sul fiume, ma penso che si scambino semplicemente gli argogranchi. Wounded topside alla fine è presa dell'immortale, non me ne ero neanche accorto. Sì, 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 Gragas Tank, vogliono tripla frontline, vogliono... D'altronde ne abbiamo parlato prima, uno dei problemi rispetto al game 5 contro lo Schalke rispetto al game 1 contro i Mad è avere un carry top lane e non un frontline top lane. Quindi magari stavolta Caps avrà più tempo libero per provare a far danno. E non devi affrontare Jinx, questo è molto importante nel trovare tempo per far danno, perché significa che il tiratore avversario avrà meno di 720 di gittata. Rende il tutto molto più semplice da gestire. Caps adesso in spostamento, andrà a piazzare un po' di visione all'interno della giungla avversaria. Solo all'entrata niente di eccessivo, ma comunque molto importante. Corsia inferiore, linea di congelamento molto buona da parte di Karzi e Kaiser. Wave management sorprendentemente buono a tutto tondo da parte dei Mad Lions. Non è una caratteristica che li ha sempre contraddistinti. Quindi vedere che siano maturati anche da questo punto di vista ci fa capire quanto a tutto tondo e poliedricamente i Mad Lions si stiano sviluppando come squadra.
Ok, Jankos mi sa che era presente in zona soltanto per essere sicuro che non ci fosse il congelamento e poi il gank da parte di Eloy. Esatto, anche perché non avevano visione profonda. Preferiscono, lo tengono lì, tanto sono pochi secondi di vita di tempo di Trundle di clear. Sì, è indietro di due campi, ma preferisce essere sicuro. E mi fa così male pensare che i playoff non valgano per le votazioni degli MVP della stagione, perché con questi playoff il coaching staff dei Mad Lions sta prendendo tanti di quei punti, ma tanti di quei punti. E meritatamente, aggiungerei. Oh sì, non li sta rubando di certo. Topside, molto pressoria la corsia da parte di Armut, continua a mantenere Mundell sotto la struttura e senza mana non è così semplice a gestire la situazione. Infatti vediamo un'ondata di una decina di minion farmata soltanto a metà. Armut è bello fastidioso con Gnar. Sì, e inoltre Gragas Tank è stato nerfato proprio in questo. Il costo della Q che è stato reso omogeneo ad ogni rank dell'abilità rende la permanenza in corsia di Gragas molto meno piacevole. Se il campione avversario poi ti può arrassare, obbligare ai reset in questo modo, allora Armut è felicissimo, si prende anche la placcatura, ma adesso... Ok, no, non l'ha danneggiato, nevermind. Wunder ancora a livello 5 e con poco mana non può permettersi più di tanto. Una semplice spanciata singola e via. Botside farmano, ma Karzi non è triste. Una Karma che farma, per quanto uno possa dire che bella idea per andare a potenziare Caps, Caps deve trovare vantaggio, Caps deve creare problemi sulla mappa. E ti vorrei far notare una cosa, le piastre d'acciaio, quello sarà Shurelia per Humanoid. Oh, TP in profondità. Eh sì, provano a ingaggiare. Mikix ha appena sbagliato una combo? No, alla fine semplicemente c'è stato un bel disingaggio dei Mad Lions. Bravi, leggono le intenzioni, si adattano immediatamente. Danneggiato Caps in uscita dal teletrasporto, un teletrasporto lontano dalla corsia che dovrà comunque affrontare. Adesso l'ira di Elioia in profondità in giungla e non è stato spottato. Miki lo accompagna comunque Caps. Oh mamma mia, questo è bellissimo. Questo è 5-ed. Questo è bellissimo. Arriva il destino, arriva subito la chiusura. Caps è morto probabilmente. C'è Mikix a intercettarlo e a prendere tempo. La danno in entrata è molto alto, lo stermino per prendere tempo. Kaito trova il knock-up, il primo sangue! Mamma mia! Mad Lions! 5-ed! Funamboli, totalmente funamboli. Questa è la famiglia Grayson al completo da parte di Mad Lions. E Mikix è morto! Ancora una volta, troppo esposto. Prendono il flash, sì, da parte di Humanoid, ma ti importa davvero quando hai preso un'altra kill? La nuova generazione alla ribalta! Uno dei due re antichi d'Europa è crollato ieri, l'altro dà tutte le impressioni di poter crollare oggi, perché questi Mad Lions sono fuori di testa! Davvero, davvero assurdi. Elioia è un genio. Elioia penso che abbia un quoziente intellettivo difficilmente quantificabile con solo tre cifre a disposizione sul tabellone. Proprio nell'angolino, preciso, perfetto. Che meraviglia. Davvero magnifico. Davvero, davvero magnifico. Ha provato a prendere tempo il quanto possibile. Caps purtroppo decide di non flashare attraverso il muro. L'idea era buona con Jankos che piazzava quel pilastro, ma con l'arrivo di Kaiser tutto va in malora. E Mikix, che pur di rimuovere visione, ci perde la vita. Kaiser sta prendendo durante questi playoff il valore di mercato del suo cartellino e lo sta trattando con mani di diamante, perché davvero Kaiser sta dimostrando di essere qualcosa di più di un semplice supporto. La presenza, la visione di mappa è in grado di seguire un copione. Vediamo Armut come se la cava, però. Jankos spottato, quindi si punterà al dive. Un po' rischioso. Però la forma è mini e ancora sì, a lungo. Ed è tanto fragile a causa suprema di Jankos. Si tankerà un paio di colpi di torre. La kill finirà nelle mani dei G2. Finirà nelle mani dei G2. Ok, alla fine, ultimo scatto, basta e avanza. Caps potrebbe essere intercettato, però. Humanoid è già in zona. Jankos è passo in salute. Elioia presente. Wunder che deve andare per la spacciata. Tanto il danno in entrata su Elioia. Arriva la carta gialla. Lo sterminio per prendere tempo, per fare danno il più possibile. In profondità! Elioia in profondità! Trova l'uccisione, ma adesso con il red buff in risposta a Caps può continuare a rallentare, può continuare a seguire Humanoid, che non ha il flash. Bella spacciata di Wunder, ma non ci sono i minion, quindi nulla da fare. E soprattutto ci sono le piastre d'acciaio, perché quello è Shurelia Twisted Fate, quindi vuoi degli stivali difensivi. I danni di Caps non sono ancora abbastanza con una faretra solare. Non è un minion quello che stai colpendo, non hai danni bonus su di lui. E Kaiser ingaggia bot. Ci provano. Tentativo è bello, Reckless subisce un bel po' di harass da parte di Kaiser, oltretutto, questa è la cosa più assurda. In una lane in cui stai giocando Rakan contro Alistar, già trovare un trade a favore, per me, è da lodare. Ma rivediamo che cosa è successo, perché Wunder, il suo flash, trova un flash in risposta che impedisce alla spanciata di collidere con Armut, e questo fa perdere tanto tempo e tanta profondità ai G2. O meglio, non è che gliela fa perdere, ma la obbliga.
obbliga Caps in quel cespuglio così distale, permette a Lioia di intervenire e nonostante Jankos abbia trovato una guarigione immensa perché era sul dominio ghiacciato, ha eliminato il Krug maggiore con lo smite, non è bastato, Jankos muore comunque. Mm-mm. Il problema più grosso poi è stato qua, questo red buff che ha dato il rallentamento. Humanoid alla fine non aveva il flash, quindi è stato comunque abbastanza tranquillo nel fuggire via. In tutto ciò, messaggero della landa per i Mad Lions. È Caps che deve correre ai ripari su una corsia centrale che vede Humanoid raccogliere la prima placcatura in una lane. TF da Shurelia contro Lucian, anche questo è tanto lodevole. Mm-mm. Dio, che bel League of Legends che stiamo vedendo questa settimana. Che bello essere già così in profondità nei playoff europei e vedere questo livello di gioco. È davvero gigantesco, perché l'emozione diventa più alta, perché devi considerare che siamo così vicino alle MSI. Sì. A maggio ci sarà le MSI e dobbiamo mandare un rappresentante. Vedere così tanta competizione già dalla seconda settimana nei playoff è tipo... Ok, ragazzi, ok, ve la state proprio contestando questa responsabilità. Non vedo l'ora di vedere Abedaghe contro Doimby veramente all'MSI. Lo dai per scontato ormai. Secondo me sarà così grosso. Faker Dag contro Faker, chi vince? C'è un Dag di differenza, l'Europa è ampiamente in vantaggio. Ma rivediamo un attimino la mappa, vediamo come si sta dipingendo, perché comunque i G2 cercano di tenere una linea di visione oltre il centrocampo, in modo da tenere a bada gli inserimenti di Lioia. Wunder è morto, barile esplosivo per prendere tempo, ma qua nulla da fare per lui, troppo fragile, sbattuto al muro, stordito a ripetizione, sarà Lioia a prendersi la kill, condividono la placcatura e quindi diventerà un po' più resistente la struttura. E trandoli in tutto ciò si sta facendo il drago della montagna. Certo utile, ma guarda top col messaggero cosa potranno fare ora i Mad. Sì, vogliono lasciare quante più risorse ad Armut lì in zona. Punterà al primo mattone direttamente. Gragas forte di una lacrima, ma non gli serve ad altro che piangere per il momento. Caps se ne prende un paio di placcature mid, se ne prende tre in realtà, ma non è niente di equiparabile. Non ne vale la pena, non a questo modo. Sono 3000 gol di vantaggio questi Mad Lions, stanno prendendo il volo ormai. E vediamo come si comporteranno i G2 in risposta. Trundle non sembra essere la risposta a nulla per ora. Trundle, capisco l'idea di rendere più fragile una frontline. Il punto è che non ne vale la pena. Sei così lento a confronto con Udyr. E Lioia corre. Prova a ingaggiare su Reckless. Sarebbe comprensibile, ma il follow-up di Kai'Sa è ben lontano. Sì, non sei neanche lontanamente in range di istinto omicida, quindi volevi disturbare gli avversari, magari baitare con... la potenziale presenza di Kai'Sa, perché noi lo sappiamo che Kai'Sa è lontana, i G2 non lo sanno al momento. Volevi baitare un flash difensivo, niente di più. Trundle ammazza Draghi, si va a spuntare delle alucce che lo portano un po' più celere verso la base, ma un Trundle che chiude adesso il suo Camp Tank Turbo. C'erano tante opzioni per un jungler da Camp Tank. Capisco che stai affrontando Udyr come frontline singola e Trundle eccelle proprio contro la frontline singola. Ma dall'altro canto penso a campioni come Skarner, penso a campioni come Poppy. Poppy da Camp Tank contro Gnar e contro Kai'Sa e contro Rakan è semplicemente divina. Assolutamente, ma deve essere anche abituato Jankos. Ricordiamo, rimangono sempre umani, devono aver provato il campione. Non sono dei robot che gli metti un pick in mano e funziona e basta. Sejuani da Camp Tank. Sejuani a questo da punto Camp voglio Tank. Dire, sì, se hai bisogno sì. di una rappresentanza okay. dal Freljord. Ok, 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 ci sto. Sejuani a Camp Tank, capisco l'essenza, l'idea. Shurelia ha completato la parte di Twisted Fate, infatti si corre su Caps. Caps rischia grosso, c'è anche Armut, Lolin violentissimo, flashano attraverso il muro pur di ucciderla a tutti i costi. Cadrà anche Jankos, mi sa proprio di sì con i danni in entrata. No, era diventato più resistente grazie al sottometti nei confronti di Lioia. Rischia grosso Mikix però, eh. Bulb esplosivo, lui andrà al sicuro, si mangia una pioggia di Katia. Carta gialla, Jankos è morto Jankos. Eh sì. Beh, l'avevi detto che era morto Jankos, non avevi detto quando, quindi teoricamente hai ragione. Beh, una volta doveva morire, diciamo che la seconda è arrivata subito dopo. Mad Lions in dominazione totale contro questi G2. Ok, questo ritmo di game è qualcosa che non mi sarei aspettato e ora l'hype sale sempre di più. Reckless aveva tanto Destino. Ragione. Destino, oh oh. Arrivano topside. Wunder mi sa che è morto. Stordito. Prova la spanciata, prova a prendere un po' di tempo. C'è il rallentamento, barile esplosivo, fantastico. Bello. Per disingaggiare, costringe Armut al flash. Ma Humanoid è di nuovo lo stordimento. È un'altra kill e guarda qua quanto stanno tirando fuori a cappello. Non riescono nemmeno ad uccidere Kaiser i G2.
I G2 sono totalmente tiltati dai Mad Lions, stanno ballando per tutta la mappa, li stanno dominando sotto ogni forma, sotto ogni aspetto di gioco. E rivediamo l'aggressione ai danni di Caps, perché avevamo appena nominato quel sogno di Shurelia, sogno, sì, buonanotte per i sogni. Canto di guerra di Shurelia, e Lioia ha flashato attraverso il muro e per il povero Caps c'è stato davvero poco da fare. I G2 non sembrano capire proprio il ritmo che stanno seguendo i Mad Lions. Zero. Ne stanno seguendo 5 contemporaneamente, quindi devo ammettere che dai loro occhi la partita debba risultare particolarmente caotica. Armut, facile la fuga per lui, ancora lo scatto disponibile. No, lo spezzapassi è già stato utilizzato, vorrà prendere tempo per quanto possibile. Shutdown trovato, e Lioia che voleva intimorire gli avversari, ma Humanoid non ha il destino. Non solo, Jankos aveva di nuovo a disposizione il sottometti, non l'aveva utilizzato su Armut perché non ce l'aveva, è tornato nell'istante in cui Lioia si è palesato topside. E non vuoi combattere senza resistenze contro un uccisore di Kraken in mano a Lucian. Specialmente non vuoi dare risorse a Lucian, perché è l'unico di questi G2 che può vincere questa partita. Più che altro perché non hai altri carry, hai... tre frontline e un support che purtroppo sta urlando perché vorrebbe essere lui la di carry. Date un carry a Reckless, una petizione su change.org, chiunque da casa può farla. Fate la vostra, ragazzi, fate la vostra, davvero. Io mi sto immaginando Ocelot che da casa sta guardando questo game e pensa: ho appena comprato la di carry più forte dell'Occidente e sta giocando Karma. Sì, per due partite consecutive. E la prima ancora ci puoi provare, ma la seconda sembra che i Mad riescano a leggere troppo bene questa strategia di gioco. Immaginati se l'acquisto di Reckless era solo per tormentare i Fnatic. X-Flash qua che viene bloccato e sta rischiando grosso Mikix. Caps però è estremamente aggressivo con questo sterminio, vuole l'uccisione su Karzi. Arriva un bellissimo char da parte di Rakan, il knock-up doppio è bellissimo in risposta. Questi G2 che tirano troppo la corda e vengono puniti. Da tirare troppo la corda a tirare troppo dritto, la differenza è sottile. E vediamo che i G2 si tuffano attraverso Reckless questo confine. Reckless è morto! Un'altra uccisione per i Mad Lions, signore e signori, che con queste 10 prendono una torre gratis e pure un drago se chiamano subito sul 3-2-5-5-1-4-1-0-0-9. Fantastico, grazie del contributo. È una linea che ti permette di scegliere il tipo di drago? No, purtroppo solo draghi del nuvola. Che brutti servizi. Vabbè, sono limitati, dai, è un bonus extra, è il regalino standard. Stordire in questo modo Miki durante la canalizzazione dell'X-Flash offensivo, impedire quindi a tutti i Mad Lions di essere aggrediti in apertura, è stato fantastico. Questo invece da parte di C2 è stato proprio brutto. Sì. Cioè, uno scatto attraverso il muro contro quattro persone e le vedi tutte, non ha alcun senso logico. E il povero Reckless che con la sua karma non può fare altro che incolpare il karma probabilmente per quello che gli sta succedendo all'interno di questa partita. Dominio ghiacciato, Jankos cerca di riprendere un minimo di risorse in partita con questa zona di mappa pressata, ma neanche troppo. Infatti Udyr è già lì di fianco a lui, Jankos è costretto a disingaggiare. Eh sì, c'è anche Karzi, non vuoi correre rischi. I G2 hanno perso probabilmente la partita. Lioia qua, va all'ingaggio, carta gialla di Humanoid. Un'altra facile kill. Per quanto ci stia provando Reckless a mantenerlo in vita con lo scudo, non ce la fai. Non hai le risorse per combattere. Ragazzi, questi sono 7500 gol di vantaggio. Questa partita è andata giù per il tubo anche molto velocemente. 8000 sono gol di vantaggio, perdonami. I Mad Lions stanno soffrendo di quel problema da primo mondo in questo momento. Oh no, non so come spendere i miei soldi. Sì, sì. Non sanno che cosa neanche andare a prendere più sulla mappa, tanto il loro vantaggio se paragonato al minutaggio. 1-0-10, binario il KDA di Humanoid al momento, privo immorti sia lui che Karzi. E Karzi continua a fare danno e si sta portando per fortuna anche sul sussurro fatale e quindi sui saluti di Lord Dominic come secondo oggetto. Penso che il Twisted Fate di Humanoid sia al momento l'unico che possa vantare veramente la possibilità di essere utilizzato con lo Shurelia e in maniera efficace. Jankos che purtroppo non può permettersi di entrare all'interno di quella pit del Drago della Nuvola. Qua, pilastro immediato, arriva l'ingaggio. Bellissimo qua da parte dei G2. Barriere esplosivo per andare a separare. Buona l'idea qua per separare Armut dal resto del team. E adesso col vantaggio cerchi anche lo stordimento su Humanoid. Wunder purtroppo non trova la spacciata. Bello ancora una volta il pilastro. Bello lo stordimento in entrata. E adesso cerchi lo sterminio. Un ultimo proiettile. Coronografo preso in tempo. Kaiser purtroppo sbaglia il flash. Caps subito va a rispondere. Tentano il dive, ma è disperato. E infatti trovano l'uccisione di danni di Wunder. In tutto ciò Lioia ha battuto il muccone. E con questo
questo bulbo esplosivo ha pure salvato Lioia. E questo porta lo scambio ad essere nuovamente favorevole per i Mad Lions. Hanno dato risorse a Carsi, sono felice di ciò. Nonostante il flash spanciato da parte di Wunder fosse meccanicamente molto spettacolare, il follow-up lasciava un po' a desiderare. Hai cercato profondità, questo è tilt, perché quando cerchi così in profondità una kill senza alcunché da guadagnare dopo la kill stessa, allora è tilt, allora è proprio un dobbiamo ucciderlo a tutti i costi, vai in tunnel vision su delle risorse che non ti danno nulla. Hai ucciso Armut e potevi chiuderla in vantaggio, ma decidono di reingaggiare gli avversari e allora rispondi a tono. Qui ancora l'azione si poteva protrarre e qui su Humanoid ti sei portato su dei danni importanti. Sì, infatti sì. Humanoid non inseguire Carsi. Esatto. Disingaggia qui, disinnesca. Hai tirato troppo la corda. Non era necessario, non aveva alcun senso farlo. E hai perso Mikix in tutto ciò, perché l'hai abbandonato al suo destino contro Lioia. Poverino. 3-0-5 Carsi adesso. Buona fortuna a fermarlo col Kraken Slayer e anche il Lord Dominix Regards. Vantaggio per Humanoid, mantiene un KDA binario al momento, solo uno per lui. Vogliono Daivare Wunder? No, vogliono la torre. Beh, vogliono Daivare Wunder. Vogliono Daivare Wunder, decisamente. Bello, qua l'utilizzo del barile esplosivo. Sul posto, tecnicamente. Sì. La torre cadrà e i G2 mi sa che non possono fare nulla. Beh, l'utilizzo della Shurelia, difensivo per disingaggiare, prendere spazio. Ed è anche questa una delle cose geniali di Twisted Fate da Canto di Guerra di Shurelia in questa composizione. Gli avversari, tra Gragas, Trandol, Alistar e Karma, che con il suo fuoco interiore mantrato vorrebbe poter catalizzare tutti, vogliono ingaggiare frontalmente. Oh no, Lioia è incastrato. Ma ancora il flash e Kaiser può subito andare a ingaggiare utilizzando subito il charm. Bello lo stordimento, i danni di Karma. Reckless tanto danneggiato, arriva lo sterminio su Kasi che rischia grosso, costretto subito a Suprema e la cura difensiva. Tanti dolori e tanti danni su Mikix. Alla fine è caduto Wunder, è caduto Mikix. Mi ricorda un game dei Fnatic di ieri questo. Se devo paragonare qualcuno ai Mad Lions, devo dire che lo Schalke di ieri è un bel metro di paragone, perché entrambi hanno una cosa in comune: sono tanto belli da vedere. Queste due squadre con un tenore di gioco che mai ci si sarebbe aspettati dalla stagione regolare. Ci dispiace però per Harold, che crolla in corsia centrale, ma è un utile deterrente, una distrazione semplice mentre ci si muove verso il barone. Aggredito, ma non senza visione nemica. Rincati lunga visione, Jankos è in zona. Non può neanche provare a rubarlo. Ha perché il flash. Ma non ha lo smite di livello abbastanza alto. Arriva il flash difensivo, purtroppo Humanoid, carta gialla per ingaggiare. Armut pronto con la forma mega, 1300 HP e Lioia lo va a smitare. Sì, giusto in tempo, Jankos cadrà, arriva per il esplosivo, purtroppo tanto brutto. E con Humanoid che trova lo stordimento, cercano Lin, vogliono Jankos, alla fine un ultimo colpo basterà. Sta arrivando Mikix, sta arrivando anche un ultimo stordimento e un doppio knock-up. Ma guarda Kaisa, guarda Twisted Fate e Lioia. Adesso cade però Wunder, va per un altro stordimento. Carsi non ha più modo di fuggire. Uno shutdown trovato da parte di Karma. La kill c'è, ma non possono continuare con questo follow up. Humanoid alla fine, addirittura il flash, addirittura l'all-in. Ruberanno tutti i Baron. Sì, i G2 trovano un ace nonostante questo gigantesco divario in denaro. What? G2 cos'era quello? E la cosa più assurda è che ci sono comunque 8000 gol di vantaggio per i Mad Lions. Sì, il barone l'hanno portato a casa, comunque il vantaggio monetario lo avevano dalla loro, ma continuano i G2 un inseguimento senza senso inizialmente, ma quando poi vedi tutti i Mad Lions morti, evidentemente un senso quell'inseguimento lo aveva. Un inseguimento molto strano, perché comunque i Mad Lions non si sono voluti girare. Carsi aveva comunque gli HP per combattere, ma decidono di disingaggiare perché Wunder sembra risultare difficile da uccidere. Questo shutdown nelle mani di Reckless, molto felici i G2 di aver trovato la fine immediata della Baron Powerplay. E Reckless che riesce con la sua Q mantrata a rallentare gli avversari, gli è costato il flash quella Q. Beh, direi che ne è valsa la pena. Oh sì, decisamente. No, Reckless sta cominciando a fare danno con Karma. Mi sa che si è stancato di essere la Karma che piazza uno scudo e basta. Dice, senti, a sto punto faccio danno anche io, tanto vale, no? E i Mad Lions un attimo si leccano le ferite, corrono ai ripari, ma c'è poco da dire, corrono ai ripari con quella gold lead che hanno dalla loro. Va detto che almeno Caps si trova in vantaggio monetario su entrambi i carry della composizione avversaria. D'altronde la composizione da funneling praticamente dei G2 è questa. Reckless purtroppo non ha il flash, l'hai appena sottolineato, e alla fine è una facile kill e una facile preda. Mikix adesso immobilizzato, cercano un ingaggio su Lioia, lo stordimento arriva, carta gialla ancora in entrata, costretto al flash difensivo Wunder. La torre cade e adesso con Gnar in botlane ne cadono pure due. E questo non l'ho proprio capito. Ok, adesso l'ho capito.
Non capivo perché Caps fosse in sidelane. Hai bisogno del danno di quello che è la tua unica fonte di danno. In sidelane stava farmando quel frammento d'infinito. L'ha chiuso. Adesso il danno c'è, Caps potrà essere più presente con il resto della squadra. Cercano di riprendere Yard sulla mappa, ma i Mad Lions non stanno lasciando niente, neanche Jankos, le briciole. Jankos viene aggredito, attenzione. Viene noccappato, arriva subito il pilastro difensivo, molto bello. Quella è una grande idea. Il controllo a zone contro questo team torna molto comodo. Sì, l'aver risparmiato il sottometti difensivo, no, ti sei fidato tanto del tuo alleato, ti sei fidato tanto di Caps. Il fuoco di copertura era buono, non ha dovuto neanche investire lo sterminio. Per adesso la situazione è preoccupantemente stallata, se consideriamo 9000 unità di differenza tra le due squadre. Ma i Mad Lions stanno vivendo oltre la linea di centrocampo. Guarda la differenza in visione profonda. Guarda il quadrante inferiore della giungla dei G2 e quanto i Mad Lions lo tengono sott'occhio. Per ora purtroppo per i G2 non sembra esserci risposta. I Mad Lions hanno il controllo totale nonostante qualche fight vincente dei G2. Questo non è la situazione in cui vorresti trovarti e siamo al game 2 che potrebbe portare i Mad Lions a match point. Assurdi. Ricordiamo, per i Mad Lions la vittoria significa arrivare in finale. Per loro sarebbe la prima volta, anche perché le finali sono state abbastanza monodimensionali dal punto di vista dei partecipanti in Europa negli ultimi anni. Quindi sarebbe qualcosa di veramente senza precedenti per noi. Sempre G2 e sempre Fnatic. I Fnatic sono usciti ieri in quinta posizione. E quindi sappiamo che la finale non sarà quella. Ma adesso i Mad Lions vogliono già scrivere il loro nome su quel match. Jankos. Ok, no, la mappa così zoomata in fuori e tutti che si stavano circondando Jankos per un attimo hai fatto pensare ok, arriva Humanoid. No, 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 niente destino per lui. Semplicemente si porta in zona franca con il dominio ghiacciato. Vedere quella build su Gragas mi fa tornare in mente dei tempi così antichi. Vedere il guanto che adesso non è più guanto del gelo ma è gelo ardente e la corazza spirituale mi fa tornare agli antichi vecchi tempi di Poppy, Maokai e Nautilus permanentemente topside. Ma anche il Sunfire che adesso non puoi più buildare insieme a quegli oggetti, quindi... Humanoid mi sa che vuole flashare per ingaggiare. Eccola su Caps, cercano subito di mandare via Ilioia. Bellissimo Lolini, danni in entrata però non sembra può stare a causa dell'Exhaust. C'è il teletrasporto di Gnar, provano a trovare Lolini su Humanoid. Prende tempo, grazie al cronografo, sta arrivando Armut. Karsi ha trovato l'uccisione su Mikix. Cade anche Carry Midlane. Purtroppo i G2 non hanno più danno, non hanno più risorse. Doppia uccisione trovata. I G2 qua purtroppo perderanno il fight. È un 1x4, un 1x5 con la morte di Wunder. Ci metteranno un po' a ucciderlo, ma poco importa. Mad Lions vanno per l'ace e per la base. Cercano di chiudere, Wunder continua ad aver salva la vita, Kaiser lo va ad inseguire, trova la Q, Wunder è molto tancoso, vorrebbe scambiare posizione, viene spottato, doppio lume e niente da fare per il povero Wunder che si... No, che brutto quel bullo esplosivo! No, Wunder, perché sei qua? Proprio. E Cardi dice, vabbè, a sto punto balliamo un po'. Ehi, punk. Goliardia, non necessaria, non necessaria perché perdi tempo così, hai bisogno di premere sulla mappa. Hai 12.000 gol di vantaggio. Per carità. Puoi permettertelo tranquillamente. E se la dovessero perdere? Riderei tanto se fosse per questo il motivo, ma guarda che bella gestione del fight dei Mad Lions. Lolin perfetto su Caps. Immediatamente sfinito, Humanoid che tra l'altro cerca di nuovo la profondità con barriere alla mano, perché grazie al libro di incantesimi può fare questo e altro. Elioia ha un bersaglio sulla testa del midlaner nemico, il flash in profondità, lo stordimento, la fenice fatale per lui. E il povero Reckless si trova senza molti bersagli da canalizzare purtroppo per lui. Mad Lions che ora in due si stanno facendo barone Nash, tanto è abbastanza facile per una Kaisa andare ad abbattere questo bersaglio. 9000 danni da parte di Karsi. Ora, vogliamo mettere una di carry sul Reckless oppure vogliamo continuare a mettere Karma nelle mani di Reckless, eh? Magari, giocarne idea, due di AD carry potrebbe portare i G2 a fare un pochettino più danno e capisco la volontà di giocare un Enchanter. Non funziona contro i Mad Lions, l'hai visto nel game 1, è il primo game era l'errare umano, in questo secondo game è il perseverare diabolico. I G2 si stanno scavando una fossa da soli e i Mad Lions sono ben felici di aiutare, eccoli lì che premono sulla corsia superiore. Doppio minion cannone, la mano del barone potenzia tutto e i G2 cercano di creare questa linea difensiva per impedire al doppio minion cannone di impattare sulla torre, ma non possono farlo.
Per ora si è tankato qualche colpo Jankos, ma guarda Midlane. Nel frattempo Armut che continua a infastidire, continua a costringere le attenzioni in caps verso quella corsia centrale. Tentano Lina, i danni di Jankos, subito utilizzata Suprema. Bellissimo triplo no, Capelioia sta rischiando un minimo, ma è costretto a cancellare Suprema caps. Il primo a cadere è Mikix, subito dopo barriere esplosivo per separare il team. Ma Wunder cade con un ultimo colpo. Armut alla fine trova l'ingaggio, no, stordito e bloccato. Humanoid carta gialla, la faccia del mio purtroppo è stata utilizzata male. EG2 perdono anche il loro mid laner. I Mad Lions mi sa che vanno a match point proprio ora. Ed eccoli lì con la mano del barone a catalizzare un'ondata gigantesca di minion. Larga quasi quanto è largo Armut, quasi quanto è largo Kaiser, quasi quanto sono larghi questi Mad Lions. Nessuno li può tenere fermi. No. Non questi G2, sembrerebbe, di certo non oggi. Signore e signori, i Mad Lions sono a match point contro i G2 per andare direttamente in finale. E quella faccia di Elioia probabilmente non mi farà dormire stanotte, perché era uno sguardo particolarmente aggressivo. Mamma. Questo è un rookie, signori. Questo è il rookie. Elioia è proprio gigantesco. Quell'Udyr è stato fuori di testa e in generale, come tutti i Mad Lions hanno giocato attorno a ogni singola scelta, è stato fantastico. Questa è una scena molto importante che ci spiega anche come funzioni la logistica dentro Riot. Quella linea arancione era la larghezza del corridoio prima, l'hanno dovuto allargare del doppio per farci passare Armut. Ci stiamo rendendo conto? Hanno dovuto allargare i corridoi, non è vero ovviamente, prima che qualcuno si faccia venire la malsana idea di credermi, ma detto questo, signori, siamo a match point. Siamo al game 2, siamo a match point per i Mad Lions. I G2, qui non è neanche la questione di vecchi re, nuovi re, dinastie, bla bla bla. Questa è una partita dove i Mad Lions stanno meritando ogni singolo gold di vantaggio che guadagnano all'interno delle partite. Una resa semplicemente splendida, dal macro al micro, dall'early al mid al late game, che in questa partita non lo si è neanche raggiunto. Nella partita di prima, 40 minuti, ok. Belli. Questo game sono stati tritati i G2. Assolutamente. Già dalle fasi centrali, già da quei primi 8-9 minuti, vedevi che per quanto i tentativi G2 fossero interessanti, era più la parola su int e meno eressanti. Sì. Mad Lions sono riusciti a rispondere estremamente bene, continuando a creare occasioni, continuando a creare idee diverse sul modo di aggredire. Con i ritmi, più che altro, era molto bello per continuare a concepire questo prima azione, seconda azione, chiusura. Prima azione, seconda azione, chiusura. Non era un prima azione, chiudiamo immediatamente. Non erano quei piccoli posizioni e basta. Era sempre in due tempi il modo in cui proponevano le loro idee. Sì. E ha funzionato ogni singola volta ed è stato magnifico per questo. L'unica è stata sul barone Nashor, che hai tirato un po' troppo la corda. Ma anche lì, voglio dire, il barone è con di vantaggio comunque, quindi il barone te lo sei portato a casa. E lì, ti dirò, invece che tirare troppo la corda, penso che siano stati anche i G2 a giocarsela molto bene nell'inseguimento, specialmente da parte di Reckless e Wunder. Ma stiamo vedendo lo stesso grafico di prima, un Caps che ci prova ma che è l'unico a provarci. Totale assenza in aula oggi da parte di Jankos. E anche Mikix, purtroppo, col suo Alistar sì, qualche ingaggio carino, ma niente di così incredibile da dire wow, ha fatto la differenza in questo momento. Non era l'Alistar di Limit. No, per niente. E rivediamo alcune delle azioni chiave con l'inseguimento su Armut. Qui ancora i due team stavano scambiando, sembrava a favore dei G2, ma quando poi i Mad Lions hanno chiamato la cavalleria, abbiamo visto chi si è portato a casa le risorse. Elioia non teme rivali, con un Udyr e un Olaf, due campioni che abbiamo tanto aggredito anche personalmente, perché sono dei campioni che stanno scivolando un pochettino dalla vetta del meta. Ma per come li gioca Elioia non sembra proprio. Elioia ha rischiato tanto qua e sì, regalare risorse a Caps non è stato il massimo, visto che aveva già preso un'uccisione su Gnar. Ma tanto Twisted Fate non aveva paura. L'unica cosa che fa è carta gialla e applicare controlli. Qui però era davvero ridicola la perfezione dei Mad Lions. Voglio dire, stanno giocando così bene la protezione di Karzy e contemporaneamente ingaggiando front to back. Karzy era sotto sfinimento, eppure è riuscito a mettere giù abbastanza danno. Humanoid, ecco, guardiamo questo Twisted Fate da Ashurelia e pensiamo al Twisted Fate da Ashurelia di ieri. Mamma. Guardiamo questo Alistar e pensiamo al Limit ieri. Davvero c'è una discrepanza di performance in questi playoff tra la vecchia e la nuova guardia in Europa che è bellissima da vedere, perché significa che le nuove generazioni si stanno prendendo il loro spazio. Finalmente, direi, è questo Twisted Fate che si lancia davanti. Humanoid era soltanto uno strumento. Sapete come a volte definiamo certi giocatori e certi campioni degli ulti bot? Sì. Stesso concetto.
tirava carta gialla, arrivava e dava visione al proprio team. Dava utilità attraverso la Shurelia. E immaginarsi che Twisted Fate possa essere usato a questo modo in passato non era neanche concepibile. E alla fine questa è stata l'unica azione dove abbiamo visto un minimo di speranza per questi G2, dove avevano trovato la carneficina, ma parlare di speranza quando sei sotto di 8K non è proprio... non è proprio la cosa giusta da fare, mi limiterò a dire questo. E anche qui, guarda quanti controlli vengono concatenati su Lucian. Da parte di Caps, mancare il Captain Jack in base alla fine è stata forse la ciliegina sulla torta, quando è stato stordito e ha usato la purificazione prima dello stordimento e quindi si trova a cadere all'interno della sua base. Non sarebbe cambiato nulla, anche con quella purificazione utilizzata bene, c'era un vantaggio numerico tale, un vantaggio in risorse tale, che i Mad Lions non avevano altro output da quell'azione se non la vittoria. Ed è una vittoria che si stanno meritando, quindi GG, GG Mad Lions. Pensare che ci si sta affacciando al terzo game di questa serie con l'idea che potrebbe essere l'ultimo, un pochettino mi fa male al cuore, ma perché un livello di gioco tale lo vorrei vedere per 5 game. Sì, per favore, dateci 5 game, ragazzi, perché voglio ancora di questo. Ma i Mad Lions stanno meritando la vittoria, non gli si può dire nulla. Già, come ieri abbiamo visto lo Schalke dominare i Fnatic, oggi stiamo vedendo i Mad Lions dominare questi G2, signore e signori. Fra poco torneremo con quella che è la terza draft e forse ultima draft, ma prima è il momento di un break, è il momento di un KitKat. A fra poco. What a great game, everyone. I think I know what you need. Here, Caps. Not again. Not again. Even the biggest champ needs a break. Don't lick it. Anzi, se non ti le godi solo a metà. Yeah.